Sano, Paletta, chi ce la fa, chi non ce la fa? Ma credo che Gabri, dal problema che ha avuto di questa forma virale di influenza, che era un po' debilitato, ieri l'ho visto già molto meglio, quindi oggi mi sembra già la risposta, adesso non li ho ancora visti perché non sono ancora arrivati. Però credo che sia a posto. Antonio vedremo oggi, vedrò valutare un po' oggi, quindi oggi farà il test che poi ci dirà se effettivamente può essere da regalo. Andiamo sulla partita. Il Napoli è una squadra che gioca in attacco, porta tanti uomini nell'area di rigore, alza i ritmi. Il Parma, quando l'avversario alza i ritmi, fa un po' fatica. Mi ricordo la partita con la Roma, quando la Roma attaccava, il Parma faceva un po' fatica a contenere anche. Abbiamo incontrato anche l'andata il Napoli, alzare i ritmi. Diciamo che mi ha sofferto più di tanto. Poi non è questione di alzare i ritmi, è questione di essere sempre messi bene dal punto di vista proprio tattico. E quindi quando le due fasi si capovolgono, è chiaro che bisogna essere accomodati nella maniera giusta. Questo è, poi dopo è chiaro che ci sono squadre che hanno capacità di tenere ritmi più elevati, ma dipende sempre poi dalla compattezza della squadra. Se la squadra è sempre compatta, sempre corta, allora gli spazi si riducono, diventa più facile da gestire anche i ritmi più elevati. I ritmi elevati, se intendiamo come la possibilità di avere spazi e quindi di lanciare palla in profondità negli spazi che noi gli concediamo, allora diventa un ragionamento diverso. Non è tanto un discorso di ritmi alti, è un discorso di essere sempre messi dal punto di vista tattico in campo nella maniera giusta, che è quello che ti evita eventuali ripartenze, perché noi magari costruivamo, partivamo, poi dopo invece non eravamo bravi ad accorciare col centrocampisti e con i difensori, e questo creava grandi corridoi che concedeva la possibilità ai giocatori bravi nello spazio, come alla Roma, di approfittare. Faccio la mia ultima domanda. Con Mauri squalificato, Cassano in forte dubbio, potrebbe essere questa un'occasione per Cerri? Abbiamo Raffaele Palladino, abbiamo Cerri e abbiamo altre cartucce da poterci giocare, e dipende sempre da quello che loro mi propongono, da come li vedo durante la settimana, come si allenano, come intuiscono anche la possibilità di poter avere più spazio, seppur questo coincida con o la squalifica oppure le condizioni non perfette di qualche compagno di squadra, quindi dipende molto da loro come sempre. Io mi auguro che siano tutti e due al 100% e con la possibilità di essere utilizzati al meglio nel momento in cui ci siano la possibilità, insomma. Buon pomeriggio, io volevo chiedere una sola cosa. Prima dell'ultima gara il direttore Leonardi ha sdoganato, quindi dire di fatto, l'obiettivo Europa, ha detto noi lo vogliamo fino in fondo. Questo secondo lei rischia di comportare delle conseguenze a livello psicologico alla squadra e al gruppo, o il Parma ha già raggiunto, come sembra, con lei una maturità che permette di non insomma subire contraccolpi da questo punto di vista? Io direi che non c'è un problema vero in questo senso qui. Direi che se ci può essere una difficoltà è solo nella misura in cui, purtroppo, in questo momento, che è un momento che ci costringe a giocare diverse partite in maniera ravvicinata, non abbiamo tutti gli effettivi al meglio, e questo magari non ci ha dato quella possibilità di alternare un po', come dire, e di dare la possibilità di respirare qualcuno, no? E di recuperare meglio, di essere più fresco, di essere ancora più produttivo in questo senso. E questa credo che sia l'unica difficoltà. Il resto, il fatto che si dica o non si dica all'Europa League oppure no, credo che cambi poco, perché in ogni ragazzo c'è la convinzione di aver fatto fino ad oggi un ottimo campionato, e che abbiamo ancora tutte le carte in regola per giocarci queste ultime partite e quindi di vedere che cosa succederà, ma senza, come dire, tensioni eccessive, senza timori in particolare. L'obiettivo è quello di stare meglio fisicamente possibile, perché solo così allora ti giochi veramente tutte le tue chance. Cerchiamo di gestire al meglio questo tipo di
di discorso, purtroppo chi ha un'influenza, chi ha una botta, chi ha una squalifica, qualcosina ultimamente ci è venuto a mancare, qualcosa anche per demerito nostro, però insomma adesso vediamo se riusciamo a recuperare tutti, da Gabriel, Antonio, Gargano che non sarà ancora pronto, però mi auguro che la settimana prossima si aggreghi di nuovo alla squadra e possa essere disponibile, perché solo così allora veramente anche per gli altri diventa più difficile. Mi sembra che Benitez questa mattina abbia parlato di grande difficoltà a chiudere sugli esterni del Parma, che dal resto all'andata, insieme a mettere in difficoltà i due centrocampisti della difesa, è stata un po' la chiave della partita. Le assenze ti costringeranno forse a cambiare qualcosa dal punto di vista del sistema di gioco? Ma vediamo, adesso ripeto, oggi voglio accettarmi al 100% di quelle che sono le condizioni di tutti gli effettivi, però sappiamo di andare ad affrontare una squadra tosta, una squadra forte, una squadra che sta facendo un campionato importante, quindi al di là delle defezioni, al di là di chi ci sarà o meno, quello che dobbiamo essere bravi noi e concentrarci su quello che abbiamo sempre fatto fino ad oggi, cioè essere più disciplinati nelle due fasi, sia in fase offensiva che in fase difensiva, cioè di quando abbiamo la palla e di quando la palla ce l'hanno gli avversari, perché allora quando la palla ce l'hanno gli avversari si vede che tipo di squadra hai di fronte, e noi dobbiamo essere un po' più squadra in questo senso. Ultimamente abbiamo concesso qualcosa per tutta una serie di motivi, d'accordo, però qualcosa abbiamo concesso in questo senso qui, e non possiamo concederlo, dobbiamo saldare, tirare fuori veramente tutte, attingere tutte le energie che abbiamo per far sì che non solo quando abbiamo palla costruiamo e creiamo occasioni, ma anche quando non l'abbiamo saldare e limitare gli altri. Il Parma ha perso queste tre partite di fila, però dal punto di vista della prestazione è caduto solo una volta con la Lazio, no? Questo percorso comunque di buone prestazioni ma di sconfitte può aver minato un po' la sicurezza arrivata dalle 17? No, io credo che se dovesse minare qualcosa in questo senso vuol dire che ancora allora non siamo maturi a sufficienza, perché una cosa che ci siamo detti e ripetuti in questo periodo è che c'è la coscienza di essere veramente arrivati ad un buon punto, però questa bisogna sempre dimostrarla ogni volta, e quindi non basta più dirlo, o quantomeno l'errore sarebbe quello di adagiarsi su questa convinzione e pensare che non sia più necessario fare le cose che abbiamo sempre fatto o farle con meno attenzione, farle con meno determinazione. Questa è la differenza. Quando si trovano squadre importanti che hanno anche motivazioni importanti, è chiaro che dal punto di vista proprio di queste motivazioni non puoi essere da meno. Poi dopo ce la giochiamo dal punto di vista tecnico, vediamo un po' quello che ogni singolo giocatore insieme riesce a fare, e quindi a dare proprio la differenza che tutti si aspettano tra una squadra e l'altra. Noi però da quel punto di vista lì non possiamo permettere agli altri di esserci superiori, dobbiamo veramente tirare fuori il meglio di noi stessi. È troppo sintetico dire che la crisi è solo dei risultati? Non ritengo che sia sintetico, ritengo che sia un po' sciocco, ritengo che sia un po' banale, che sia banale adesso, così come era banale prima, dire che il fatto che abbiamo fatto 16-17 risultati utili equivalesse a dire che tutto va bene. Non è così, quindi ci vuole equilibrio in questo. Capire che nel momento in cui si ottengono risultati utili, consecutivi, importanti, come il Parma ha ottenuto, c'era comunque qualcosa che andava migliorato, e allo stesso modo adesso, perché sennò allora ragioniamo solo in funzione dei risultati, e allora è la cosa più facile e più semplice. Oggi abbiamo perso male, domani vinciamo bene e poi dopo andiamo avanti così. Insomma, credo che sia un po' riduttivo, ma non tanto per chi fa le prestazioni, riduttivo, limitativo per chi anche si trova a dover commentare determinate cose, perché insomma allora lo fa chiunque, potrebbe fare l'allenatore chiunque se ragionasse così, potrebbe fare il giornalista chiunque se ragionasse così, e credo che non sia proprio corrispondente al vero, perché ritengo che ognuno di noi nella propria situazione, nel proprio ambito, abbia comunque qualcosa che vada oltre al semplice
è scontato dire in funzione del risultato. E appunto in questo senso, quindi la partita con la Lazio ad esempio, secondo me i giudizi sono stati molto condizionati dal risultato, cioè è stata una partita che poteva finire con uno qualsiasi dei tre risultati, però probabilmente il giudizio negativo è venuto fuori. Ma no, ma io credo che il giudizio negativo, se mai vogliamo trovare qualcosa, derivi da, debba essere, come dire, giustificato dal fatto che abbiamo concesso delle cose che non è corretto concedere. È vero che era una partita che poteva finire come è finita, poteva finire anche con la vittoria del Parma perché ci stava, però quando le partite alla fine lasciano spazio a tutto questo, forse dal punto di vista spettacolare possono essere piacevoli, però dal mio punto di vista vuol dire che qualcosa manca. E questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere. E si parlava prima di Cervi, l'altro giorno invece all'Olimpico, che non è uno stadio banale, diciamo così, abbiamo rivisto Mauri. C'è però una costante, lui tutte e due le volte che ha giocato, appena entrato si è beccato il cartellino. Credo che anche di domenica, meglio dell'altro giorno, non di domenica, di mercoledì, sia stato un po' facile come cartellino. È semplicemente una coincidenza che purtroppo per fortuna non vogliamo vederla, dipende da chi arbitra, da chi decide. Credo che anche in questo ci debba essere come dire, un po' di capacità in più nel saper anche vedere e valutare il fatto che comunque entra un ragazzino che ha 17 anni e soprattutto quando fallo che succede a tre quarti campo e non fallo che determina nulla, magari avere un po' la mano più leggera. Anche no, è stato l'unico cartellino, se non ricordo male, di quella partita, quindi a quel punto lì poteva, si poteva fare il percorso liscio. Eravamo d'accordo di aver messo mano lì per prendere la Sempre un'altra curiosità, l'altro giorno insomma in piena emergenza ha dovuto schierare Molinaro come difensore centrale. Anzi, le curiosità sono due: perché Molinaro non Gobbi, ad esempio, del quale così insomma sappiamo essere un bel jolly tra virgolette? Se io avessi messo se io avessi messo Gobbi centrale, chi avrebbe giocato a destra, a sinistra? A sinistra a Molinaro, appunto. E a destra? Cassato. È chiaro che se io faccio così quando succede un'emergenza mi trovo a dover mettere poi un terzino sinistro, non può essere Molinaro o Gobbi, a dover fare poi il terzino destro, quindi questo mi stravolge ancora di più, mi complica ancora di più. Allora devo anche saper valutare questo tipo di situazioni, prevenirle nel momento in cui accadono. È chiaro che è la cosa più scontata, ma se poi sto facendo c'è un'emergenza e mi trovo a dover mettere un mancino naturale in un ruolo che non è proprio il suo, ancora meno del centrale, no? Allora, e poi oltretutto perché Molinaro, così come Gobbi, Gobbi l'ha fatto di più e l'ha fatto in certe occasioni, però quando giocavamo la difesa 3, non con la difesa 4, mentre Molinaro l'ha fatto con la difesa 4 anche in Germania. E la curiosità è relativa a Rossini, nel senso che lo abbiamo visto in panchina, quindi che si era ripreso da un infortunio, per cui non era ancora meglio